Everybody, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Benvenuti in questo nuovo video. Lì davanti potete vedere casa nostra. Lì di fianco, nascosto dietro allo yacht di lusso, potete vedere un virtus selvatico che fa l'autistico. Quella barca della Kinder, anche se in realtà è borsetto, ma sembra un casino il coso della Kinder. E oggi siamo qui in questo nuovo video. E visto che settimana prossima era pieno inverno e gli hanno fatto lo speciale di Natale da Live Extreme Series sul canale di Virtu, questa settimana, dettagli, questa settimana torniamo in estate di colpo con un'escursione termica di 40 gradi nell'arco di 2 giorni e andiamo a fare la Live Extreme Series speciale d'estate a Miami, esattamente di fianco a quella casa che è la nostra, l'attico di lusso mega gigantesco. E quando Virtu finirà di fare il cretino e a spingermi fuori dalla gara, io forse inizierò la gara. Ah sì? Io sto davanti. Come? Scusa? Ti sei chiuso il cancello davanti agli occhi. Bene, eccoci qua. Evento in singolo, giocherai da solo perché tutte le live extreme series sono... Io non voglio giocare da solo, depressione. Cinematica. È la stessa, eccoci, è la stessa cinematica riciclata per ogni live extreme series. Dalle spiagge alle strade. Beh, è come se fosse la loro intro, eh. Questa davvero appetitosa. Beh, in effetti, con il meglio di Miami. C'è ragione, sai, ovviamente noi ci mettiamo alle telecamere e voi l'azione. Bene, elicotteri che si alzano, quegli elicotteri che noi abbiamo adesso. Ed eccoci qua a Miami per questo evento speciale d'estate. Dai, barchetta, non fammi questo metro. Partiamo con le powerboat e si parte. Abbiamo davanti Alex e Sara. Sara la sorpassiamo già all'esterno. Abbiamo davanti Alex. Sto per prendere Alex che io. Che vi farà venire l'acquolina in bocca e farà chiedere. Non faccio i salti perché sono intelligente, infatti l'ho sorpassato. E io ho fatto il salto perché non sono intelligente. Esatto. Si entra dentro il canale di Miami, anche stavolta evito il salto. No, ok, ok. Lui è in testa. Qua a destra non è una sorpresa. C'è, chissà ci sono se il sole tramonterà. Ho evitato, sono un coglione. Stavo guardando il porto e ho saltato il checkpoint. Bravo Alex. Passiamo sotto le tubazioni, sotto i ponti, davanti alla nave da crociera. Cominciamo il recupero verso qui davanti. Famosa Miami. Quei piloni invece rendono benissimo l'idea di quanti e quali rischi sono disseminati. Però è bella qua in mezzo ai piloni del ponte. Esatto, esatto. Dove cazzo devo andare? Allora, Vicky l'ho sorpassata. Alex è schiantato, quindi rimane soltanto Sara lì davanti. Che si è schiantata anche lei. Testa a testa con Alex. Io e testa a testa con Sara, siamo affancati, la sorpasso all'esterno. No, niente, Alex non la prima. Adesso, ragazzi, c'è il ride, io nel ride. Salto. Faccio il culo a ste merda. No, mi sa che c'è hype. Dammi la moto, dammi la moto. No, è ride. Ride e io c'ho la moto. E con tutti i salti che ci sono direi che c'è il ride. Ecco qua il nostro F-150 Raptor che salta tra le strade di Miami. Si va in spiaggia. Guardate che figata. La terra che si piega. Oh, te guarda, ho già superato Alex, ma te guarda. No, attenzione. Questo è Alex che mi ha superato. Salto, bastarda. Si entra in spiaggia proprio in riva al mare. Salti su salti. Cosa vuoi fare, Alex? Io sono il campione dell'off-road, Alex. Cosa cazzo vuoi fare? Alex si chiama, Virtu continua a confondere Alex con Alex. Mi sento triggeratissimo. Sfondiamo ombrellone, sfondiamo. Guarda Alex come sta indietro. Abbiamo dimenticato, sta piangendo. Le cose della spiaggia, speriamo non intralcino i nostri piloti. Non ci intralciano sicuramente perché volano via come se nulla fosse, gli ombrelloni le sono fatti di polistirolo. Sì, infatti. Però fa niente, dettagli. Saltiamo, sfondiamo il coso. Sembra di essere una gara di Monster Truck anche. Io che ho la moto posso anche evitarli gli ombrelloni perché ci passo in mezzo lì. Io invece con l'F-150 Raptor passo soprattutto. Altri salti. Violenza. Esatto. Sono salti ovunque. Con potenza. L'ottava marcia ancora non l'ho mai inserita. Alto salto. Qua si salta. Non ho il checkpoint. Cioè in realtà non l'avrei preso, però il gioco l'ha fatto lo stesso. Quindi meglio così. Si cambia di nuovo. Ah oh, no, che poi bot, hypercar. Quindi per me è Bugatti. Spiaggia. No, per me è Bugatti e per te Alex. Hai la Reghera. A me darà sicuramente la Reghera RS. Ragazzi, io ci rinuncio. A me dà la Reghera.
La più 1, okay, ragazzi, la vedrete soltanto quando potrò sceglierla. Non che la Ghera sia una brutta macchina. Anzi, esteticamente la preferisco molto di più. Sono più veloce io, Alex, che di te. Ciao, bugattina mia. Facciamo prima già la merda. Io sono a 380 km/h, 390 adesso, 400, ma c'è la curva. C'è una curva. C'è la curva, è all'inizio. Direi che io e Virtus siamo quasi alla pari. No, no, io ci spero la curva, vabbè, poi. Fareste bene a tenerlo stretto al guinzaglio. Attenzione, le macchine civili. Salti per Miami. Queste sono le isole italiane. Sai alto percentuale? Percentuale? Aspetta, mi sono schiantato. 74%. Da un ponte siamo allo stesso punto. Ottimo. Dal pioniere delle corse Carl G. Fisher. Anzio, perché adesso potessi... No, appunto, ha levitato il pelo. Ma chi civili? Oddio. Intanto il tizio sotto parla, ma noi non lo caghiamo neanche di strisce perché siamo troppo concentrati nella nostra gara. Qui c'è una curva sinistra, aspetta. Sono leggermente avanti a te io. Perché adesso perché ho fatto un curva finale. Sono a rush finale, okay. E si avvicinano al traguardo. No, macchina! Altra macchina! E a questa velocità 91%. Parliamo di 280 miglia all'ora, cioè 450 Alex, km. Ho vinto io stavolta. Primo di prima di te. Grande. No, altra macchina. E sì, però mi accompagnano le macchine dopo i salti, non posso evitarle. È arrivato. Vabbè, gli avversari li abbiamo non massacrati. Di più, più. Cioè proprio che non sono esistiti. Per questa live Extreme Series Miami Mare e Terra. Seguiteci sui nostri canali social in attesa del prossimo emozionante Miami live Extreme. No, godetevi tutto ciò che Miami ha da offrirvi. Io lo farò senz'altro. Primo posto, easy. Facile facile. Bellissime le cinematiche di questa live Extreme Series che si conclude. Cioè, ce l'ho siamo portato a casa, Alex, sul ponte davanti a casa. Wow. Quando si dice abitare vicino al lavoro. Bene ragazzi, anche questa live Extreme Series l'abbiamo completata. E con questa abbiamo completato tutte le live Extreme Series presenti nel gioco. Mentre la gente ci saluta. No, Alex, non è vero. Come non è vero? Ci manca quella di settembre. Dov'è quella di settembre? E allora lì l'abbiamo completata. Dov'è quella? Live Extreme Series September Spectacular. Dov'è che è? Vai su attività, live Extreme Series, c'è quella lì da fare. Non l'abbiamo già fatta. No? Dove cazzo sono le live Extreme Series? No, io l'ho quella, fatta. È quella Rally, Hypercar, Overcar. Io l'ho fatta. Io non l'ho fatta. Probabilmente se hai crashato verso la fine non l'hai fatta. O forse non abbia registrato e tutta sei fatta da solo? No, non credo. No, non ho mai fatto una live Extreme Series al di fuori dei video. Scommettiamo che non c'è network YouTube. Bravo Alex, fai le cose fuori da YouTube. Capito con chi devo registrare io? Farci una bella gara. Ok, va bene. Andiamo a farci una bella gara di Rallycross. Ragazzi, eccoci qua con la nostra pronto bellissima Lancia Delta S4. Sei pronto a perdere, sei pronto a perdere Alex? Prontissimo. Andiamo a massacrare Virtu e la sua Focus in questa gara di Rallycross. Alex, che ce l'ho 30 punti più della tua. Dettagli, ti massacro lo stesso. No, forse 50 punti. O forse 100, non mi ricordo. La madonna. Eccoci qua. Partiamo. Davanti a noi ci sono già subito due Delta come la nostra. Poi davanti c'è una Stratos, due Stratos e 224 Abarth. E davanti c'è un Virtuoso. Whee! E poi c'è Virtu con la sua Focus che è davanti a tutti. Io gli sono dietro. Abbiamo già sorpassato tutti gli avversari in questa gara di Rallycross. Quindi, giusto per concludere in bellezza il video. Attenzione, all'esterno, ci prova, ma non ce la fa. Virtu è troppo veloce. Ah, ma anche sta gara io l'ho fatto in un summit. Sì. Altre bestemmie qui. Sì, Alex, qui devi andare piano. Dobbiamo andare piano. L'ho fatto apposta. Perché devi rallentare più un botto, Alex. Qua si vola giù, davvero. Si vola giù. Letteralmente, qua voli giù. Ragazzi, questa delta qua conviene, è difficilissima da guidare. Eccala. Virtu è caduto giù in diretta. Sì, ma io stavo andando dritto. L'auto mi è caduta tutta a sinistra. Ho visto. Ok, fortunatamente i muretti lì erano rigidi. Ragazzi, non è così semplice come credevo. Tralasciando che la Delta ha soltanto 5 marce, e questa non è una cosa positiva, quel checkpoint lì l'ho preso non al pelo, di più. Virtu ci è tornato dietro, adesso tra poco ci sorpasserà. Dai, passa, vai, ti lascio all'interno. Occhio, scusa. Vai. Ragazzi, Virtu è una macchina che è troppo potente in confronto alla mia,
Quando sono dietro riesco a stare dietro soltanto per la scia. Oddio, ho fatto larghissima. Ok. No, ma sono passato il terzo. L'ho buttato fuori con cattiveria. No, cazzo, l'albero. Puttana Eva. Un albero c'era. Potevi passare per i vigneti che non sono intangibili. Ho capito, ma mettono un albero proprio sul punto di corda della curva. I vigneti sono ineluttabili e ci puoi passare attraverso. Ragazzi, sono perfettamente bilanciati. E cominciamo. Basta uno schiocco di dita e ci passa attraverso. Davina. Ragazzi. Oh, il rally non fa per me. No, è tutto off-road, non fa per te, Alex. Sì, in generale l'off-road non fa per me. Qua c'è un salto, no, cos'è? Ah, una strada, come ho detto, sono cieco. Quello è un salto, no, è una... No, è uno scoiattolo. Ho tamponato brutalmente l'altra delta. Ragazzi, ho davanti Roy, che è il secondo. Virtu non ci provo neanche a raggiungerlo, però riuscirò ad arrivare sempre. E cosa vuol fare Roy? Vuole raggiungere Roy? Ah, nei suoi sogni. 94% per me. 91. Ah no, sono già arrivato. Dai, vai. Arrivato. Ci vado davanti, attenzione. Easy. Lo sorpasso all'interno. Ok. Sono Alesk? Sono arrivato secondo. Ha vinto. Guarda lì come ha fottuto. Quella 124 spider dell'Abarth. Yes, al pelo però, al pelo. Sì, ho visto tutto. Ragazzi, Virtu è nettamente superiore, sia come due macchina... pezzi verdi, sì, nettamente superiore, ma ho dei pezzi di merda per quest'auto, eh. Sì, beh, anch'io. Ah, minchia, ce l'ho di serie praticamente la Delta. Alex? 192. E io ce l'ho al 163. Hai visto, 30 punti superiore alla tua. Ci credo, ragazzi, che Virtu andava più forte, Figa. E ragazzi, direi... E con questa notizia bomba il video può finire qui. La macchina di Virtu è overpowered. Guardate la mente, lascia fumo viola e blu. Direi che per questo video è tutto. Passate al canale di Virtu per vedere gli altri episodi. Mettete tutti i pollici da su questo episodio sul mio canale. Ricordate di passare su Twitch da lunedì a venerdì, perché sto portando Skyrim Blind dalle 5 in poi di pomeriggio, non di mattino, non confondiamoci. E che dica, commenta sotto il fuori, se ti piace, condividete, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mi piace per Alesk. E noi ci vediamo con un prossimo episodio sul mio canale. Ragazzi, io vorrei far notare... Cioè, non capisco se quella è una terza marmitta o è un bug. Scrivetemi nei commenti, quella è una terza marmitta o cosa, perché non capisco. E comunque prima o poi dovrò, tipo, chiedere copyright a Virtu per farmi chiudere le cazzo di altro. Albero!